Ed eccoci, benvenuti in un nuovo video. Oggi realizziamo un set per una celebrazione. In questo caso faremo l'esempio di una comunione, ma sappiate che le stesse identiche procedure e quello che andremo a realizzare si può adattare per qualsiasi tipo di evento con la nostra piccola stampantina portatile Colop iMark Go. Quindi vedremo come utilizzarla per personalizzare le scatoline per le bomboniere, gli inviti per il nostro evento, dei segnaposto per la festa, quindi gli allestimenti, e per i bigliettini delle bomboniere, che sono sempre un po' complicati da andare a stampare fronte e retro, quindi vedremo come fare con lei. Un altro trucchetto molto importante che non potete assolutamente perdervi in questo video sarà come stampare in un punto preciso, perché avrete notato che comunque, ad esempio, in una partecipazione del genere va benissimo andare dritti, ma occorre anche sapere esattamente dove posizionare il testo, e quindi ve lo spiegherò in questo video in modo che possiate realizzare le vostre creazioni in modo preciso e funzionale. Ok, partiamo proprio dalla partecipazione. Andrò a scrivere prima comunione Elisa e poi sotto la data, e poi l'andremo a montare sulla sua base, che ho pensato potesse essere questo bel cartoncino da 250 grammi con questa colorazione che ricorda un pochino le parti della grafica color oro. Quindi quello che dobbiamo fare prima di tutto è andare ad accendere la nostra Colop iMark. Lo facciamo sotto andando a spostare il pulsantino sull'accensione. Lei comincia ad accendersi e intanto apriamo la sua app. Una volta aperta l'app, se avete collegato la stampantina altre volte, si collegherà in automatico. Vedete, lei è stata riconosciuta subito dall'app e quindi si è connessa immediatamente. Se non dovesse essere così, qua in basso troverete il pulsantino Connetti e premendolo, appunto, verrà collegata. Ok, apriamo una delle nostre impronte e andiamo a modificarla in modo da creare quello che dobbiamo andare a stampare. Avevo un testo che ho già provato, ve lo faccio vedere in anteprima, eccolo qui per il segnaposto, e andiamo a definire il testo per la nostra partecipazione. Quello che andiamo a scrivere è appunto prima comunione e lo lasciamo così per fare la nostra prima riga, visto che dovrà essere bella grande come scritta. Sono 6 centimetri come vedete, quindi tra poco andiamo a calcolare esattamente dove andrà sulla nostra partecipazione. Il mio consiglio, fatelo perché è importantissimo non muoversi durante questa operazione, è di fissare con un washi tape la partecipazione al piano, al vostro tavolo, quindi in questo modo non si sposterà quando andremo a fare le operazioni successive. Quindi dobbiamo stampare prima comunione. Come fare a calcolare esattamente dove andrà la nostra scritta? Prendiamo righello e matita. La nostra partecipazione ha una dimensione di 10 e mezzo, quindi il centro sarà a 5 e 25, e poi da qui calcoliamo la dimensione massima del nostro testo, cioè 6 centimetri, e il centro sarà qui a 3, quindi la scritta inizierà qui e terminerà qui. Ok, abbiamo definito la prima parte della nostra scritta. Ora prendiamo il righello, importantissimo, e vedete che io ho segnato qua sopra una lineetta, ho segnato una misura, perché posizionando la nostra colop in corrispondenza dell'inizio del foro del righello, quindi in questo punto qui, con la sua parte finale all'inizio del foro, inizierà a stampare poi da questo punto, che è esattamente un pollice, quindi 2,5 cm. Detto questo, potete capire che possiamo andare a regolarci perfettamente in orizzontale con il nostro righello e in verticale con questa misura qui, che è il punto esatto dove inizia la stampa. Quindi, visto che abbiamo detto che sarebbe stato questo il punto iniziale di stampa, andiamo ad allineare il nostro righello in modo che il segno che abbiamo fatto a 2,5 cm parta esattamente nel punto che abbiamo deciso, e la Colop inizierà a stampare esattamente da lì. Quindi possiamo andare su Stampa, prendiamo
prendiamo la nostra collop e andiamo, come abbiamo detto, ad allinearla esattamente in corrispondenza dell'inizio del foro qua al centro del righello. Una volta fatto questo, inizierà a stampare dal punto che abbiamo deciso. Andiamo! Ed eccola qua. Come vedete, questo è il modo più preciso per stampare. Guardate la precisione del segno che avevo messo a matita e che adesso possiamo anche andare a cancellare. E la mia stampa ha iniziato esattamente da lì. Questo è un trucchetto che vi potete ricordare per le vostre creazioni, che vi sarà assolutamente utilissimo. Ok, procediamo con la riga successiva e andiamo a scrivere il nome della bimba, quindi Elisa, e vi consiglio di allineare anche scritte singole, come in questo caso, sempre più a sinistra possibile, perché a noi serve sapere il punto esatto dove andrà poi a iniziare la stampa, quindi importantissimo allinearlo a sinistra. Lo ingrandisco anche leggermente in modo che sia un po' più importante rispetto al resto e vado a trasmettere il disegno alla stampante. Prendiamo nuovamente la dimensione, questa volta abbiamo una scritta di 2 centimetri, quindi partendo dal centro, che è sempre in questo punto qui, il nostro nome dovrà partire in questo punto qui. Come abbiamo fatto prima, andiamo ad allineare il righello. Il punto di partenza lo abbiamo sempre definito in questo punto qui del righello, quindi prendiamo la nostra collop, ci allineiamo come sempre all'inizio del foro e procediamo con la stampa. Ed eccola qui, che precisione ragazze, è fantastico. Andiamo infine ad aggiungere la data, mettiamo 4 giugno 2023, in questo caso una scritta più piccolina, e lo andiamo anche a cambiare come tipologia di font in modo da staccare un pochino. Ecco, una scrittura del genere trovo che sia un pochino più adatta. Eccola qui, ricordatevi sempre la lunghezza del testo, in questo caso 4 centimetri, quindi partendo dal centro, che è sempre questo qui, perché non ho ancora cancellato il primo segno che ho fatto, da qui 4 centimetri saranno in questo punto, quindi la nostra scritta dovrà partire qui. Allineiamo il righello in questo punto, trasmettiamo la stampa alla nostra collop, la andiamo ad allineare sempre nel punto iniziale e procediamo a stampare. Ed eccola qua, la nostra partecipazione è pronta, bellissima. Voi che ne dite? Io sono molto contenta di aver scoperto questo modo per stampare in un punto preciso e quindi sapere esattamente dove parte la mia stampa. Andiamo a cancellare tutti i riferimenti, togliamo il nostro nastro washi e non ci rimane che montare la nostra partecipazione sulla sua base. Eccola qui, e il primo pezzo del nostro kit per comunione è pronto. Passiamo adesso al bigliettino per le bomboniere, una cosa sempre molto molto complicata per tante persone che vogliono fare il fronte e retro. Prima di tutto ci stampiamo tanti di questi fogliettini. La dimensione che sto utilizzando io è di 2,5 cm x 10 cm, in modo che poi, una volta piegato, lo andiamo a piegare, eccolo qui, risulti essere di questa dimensione, quindi 5 cm x 2,5. Ok, una volta avuta la dimensione, questa sarà la parte esterna, quindi non andiamo a toccarla. Se volete potete aggiungere qualcosa, ma anche una semplice grafica esterna è sufficiente. Dobbiamo andare a stampare questa che è la parte interna. Quindi, come prima, andiamo a posizionare il nostro fogliettino in modo che non si muova. In questo modo. Una volta fatto, andiamo nuovamente a decidere il testo. Io direi di tenere sempre le stesse informazioni, ma che faremo in formato più piccolo. Ricordiamoci che abbiamo una dimensione di 5 cm massima del nostro fogliettino, quindi
scegliamo un bel font, eccolo qui, andiamo a diminuire la dimensione del testo e ricordatevi che va sempre tutto allineato a sinistra per avere i nostri riferimenti di stampa. Questa volta vado a cambiare i colori in modo che si abbini alla grafica che abbiamo messo all'esterno e siamo pronti a stampare. Quindi andiamo a comunicare alla stampante la nostra nuova grafica. Questa è la linea di piega che starà appunto al centro, quindi noi dobbiamo andare a calcolare la dimensione totale del nostro testo che vedete finisce a 3 cm e 2 circa, quindi andiamo a impostare questa come dimensione centrale. Il centro è qua a 2,5, la nostra scritta è 3, quindi il testo partirà in questo punto. Andiamo ad allineare il nostro righello, prendiamo la nostra collop sempre all'inizio dello spazio centrale e procediamo con la stampa. Ed eccola qua, secondo i nostri calcoli perfetti. Eliminiamo il washi delicatamente, eliminiamo anche i nostri riferimenti, le guide, ed eccolo qui il fogliettino per la bomboniera è pronto. Ok, ora andiamo a creare un bel segnaposto. Ho di nuovo creato la mia scritta, finisce a 2,5 cm, quindi è lunga 2,5 cm, e in questo caso non vado a prendere delle misure specifiche sul mio segnaposto perché voglio che la scritta inizi in un certo punto ma dovrà essere spostato rispetto al centro, quindi non voglio che sia esattamente al centro ma voglio che parta e che finisca in questo punto qui, in modo che stia a destra rispetto alla decorazione, quindi la grafica. Prendo il mio righello e voglio che la scritta stia esattamente al centro e che parta dal mio punto magico che abbiamo detto all'inizio essere 2,5 cm, quindi un pollice. Trasmetto la stampa alla mia collop e allineandola all'inizio, come sempre, procedo con la stampa. Ed eccola qui, nuovamente rimuoviamo il nastro, il nostro segnaposto è perfetto, non ci rimane che montarlo su una base come ad esempio questa che ho fatto leggermente più grande del nome. Andiamo a piegare quindi il nostro segnaposto e applichiamo sopra la nostra stampa. Come ultima cosa andiamo a creare la decorazione interna della nostra bomboniera. Ho realizzato questa scatolina piramidale con un print and cut. Adesso andremo all'interno a scrivere sempre la nostra frase prima comunione Elisa e poi la data. Ho già calcolato il centro del quadrato che sta all'interno e voglio che la mia scrittura inizi da questo punto qui. Quindi prima comunione, vado a trasmetterlo alla stampantina, posiziono il mio righello e procedo con la stampa. Ok, con le decorazioni abbiamo finito, cancelliamo tutti i riferimenti fatti a matita e andiamo a piegare la nostra scatolina che completa le nostre decorazioni per comunione.
Ed eccoci qua, facciamo un riepilogo di tutto quello che abbiamo creato oggi con la nostra Colop iMark Go. Un bellissimo invito per prima comunione, stampato perfettamente. Poi il nostro segnaposto con nome personalizzato abbinato. Poi bomboniera decorata all'interno con bigliettino d'accompagnamento e all'interno la sua stampa personalizzata, eccola qui, tutto carinissimo. Guardate quante cose possiamo realizzare con la nostra stampantina portatile, avendo esattamente il controllo di quello che stiamo facendo, quindi sapendo esattamente dove andiamo a stampare, come avessimo un timbro, ma con la tecnologia di una scrittura ben fatta. L'infinità di testi che possiamo inserire, personalizzarli veramente all'infinito. Quindi spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia fatto scoprire dei nuovi trucchi e modi per utilizzare la nostra stampantina portatile. Vi ricordo che trovate queste grafiche scaricabili e stampabili sul mio shop, le potete scaricare in digitale, poi le potete personalizzare sia al computer se avete un programma di grafica oppure con la vostra Colop le potete stampare poi come desiderate. Il kit è composto da tutte le cose necessarie per personalizzare il vostro evento, quindi bigliettini, segnaposto, partecipazioni e naturalmente la scatolina piramidale che abbiamo visto insieme, disponibile con il suo print and cut. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciatemi un like, è gratis per voi, ma per me è molto molto importante. Vi do quindi appuntamento al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao!